Buonasera e ben ritrovati. L'informazione di Antenna Sud prosegue adesso con il telegiornale dedicato a Taranto, Brindisi e Lecce. Partiamo proprio dal capoluogo ionico per l'ex Ilva. Adesso la data è certa, quella del 1° dicembre per lo stop dell'Alto Forno 4. Un Natale, insomma, con l'ombra di nuova cassa integrazione anche per altri operai. C'è un serio problema tecnico al crogiolo che andrà rifatto. Dal 1° dicembre l'Alto Forno 4 dell'ex Ilva di Taranto si ferma insieme all'acciaieria 1, la laminazione, le officine. La notizia è emersa nel corso di un incontro tra Acciaierie d'Italia e le sigle sindacali metalmeccaniche. L'impianto dovrebbe ripartire il 20 gennaio, ma su questa data ci sono una serie di dubbi. Con questo stop la produzione di ghisa del sito di Taranto resterà affidata a solo due altoforni, l'1 e il 2, mentre una sola acciaieria su due esistenti effettuerà la trasformazione della ghisa in acciaio. Si avvicina dunque un Natale di cassa integrazione che cresce ancora una volta, si palesa la completa inaffidabilità dell'attuale guida aziendale e stupisce che lo Stato ancora una volta non faccia nulla. A dirlo è Gennaro Oliva, coordinatore di fabbrica della Wilm. Oggi, di fronte a interventi fatti in Alto Forno 4, per questo fermo, 7 mesi con una spesa che si aggira intorno ai 70 milioni, invece di chiamare in causa chi ha operato e di chiederne conto, si fa ricadere tutto sui lavoratori, dicono invece dall'Unione sindacale di base. USB manifesta anche il timore che si stiano creando le condizioni e l'alibi per provocare la fermata generale dello stabilimento nella peggiore delle condizioni e senza nessuna garanzia per i dipendenti. I sindaci del Tarantino a lezione per apprendere tutti i meccanismi utili per attingere ai finanziamenti del PNRR, il servizio del direttore Gianni Sebastio. I sindaci della provincia di Taranto a scuola di PNRR, una lezione sui processi di finanziamento e i meccanismi di funzionamento per l'accesso ai fondi europei. Sono stati alcuni degli argomenti del primo incontro ospitato dalla Biblioteca Comunale a Clavio per la formazione, organizzato dal Centro di Informazione e Coinvolgimento Locale sulle tematiche di attualità per l'Unione Europea, promosso dalla Commissione Europea. La giornata di formazione è stata dedicata agli amministratori e ai dirigenti comunali. È intitolata Programmazione Europea PNRR 2021-2027, le opportunità per gli enti locali. Il convegno di oggi è particolarmente importante perché cerca di unire anche un po' di puntini, nel senso che le opportunità che vengono dall'Europa sono tante, ci sono tanti fondi a disposizione, per cui serve sapere quali sono le opportunità per poi poterle mettere in pratica e anche attrezzarsi per poter progettare in tempo e fornire, insomma, dei progetti di qualità che poi possano essere effettivamente finanziati. Quindi si parla delle opportunità che arrivano dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sarà uno strumento fondamentale per la ripartenza del Paese e delle aree territoriali, ma anche degli altri fondi che sono a disposizione nel bilancio europeo, in particolare i fondi della politica di coesione e un fondo per la transizione giusta, che ha anche dei fondi dedicati proprio alla regione di Taranto. Organizzare questi momenti di approfondimento e di formazione sono la cosa più utile che in questo momento serve alle amministrazioni che dovranno realizzare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per tante ragioni. In primo luogo perché fino ad oggi è sembrato un piano calato dall'alto, una montagna di soldi che ancora deve veder fruttare qualcosa di concreto e di serio. Prendono le distanze dalla minaccia indirizzata al DG dell'ASL di Lecce, gli OSS, risultati idonei dal concorso del Riuniti di Foggia. Saranno ascoltati nelle prossime ore dai poliziotti della Digos della Questura di Lecce i 30 precari a cui fa riferimento il breve testo inviato con una lettera accompagnata da due proiettili al direttore generale dell'ASL di Lecce, Rodolfo Rollo. Si indaga per tentata estorsione. Intanto tutti gli operatori sociosanitari di Lecce, risultati idonei dal concorso regionale indetto da Riuniti di Foggia, che hanno prestato servizio e che ancora sono in servizio presso l'ASL di Lecce, prendono le distanze dal gesto. Con le minacce non si ottiene niente. Noi esprimiamo la solidarietà al direttore generale dell'ASL, Rodolfo Rollo. Non vorremmo che poi vadano a ricadere su tutte le OSS in cerca di occupazione o che cercano di rivendicare i propri diritti. Purtroppo ASL Lecce entro dicembre, cioè tra pochi giorni, farà dei licenziamenti di 110 unità. Il Policlinico di Bari. Ci sono oltre 90 persone che sono state mandate a casa, più circa 250 già nel Riuniti di Foggia. Il problema qua, direttore, non si tratta di stabilizzazione, ma si tratta di un concorso per titoli ed esami. Queste chiamate ad 8 mesi non fanno
non rispecchiano una graduatoria di concorso fatta a tempo indeterminato. Si stanno mandando a casa tutti questi operatori sanitari, però non sono stati rimpiazzati da quelli a tempo indeterminato. Sono stati inaugurati e aperti al traffico due nuovi cavalcaferrovia realizzati nelle campagne tra Restinco e Serranova nel Brindisino. Consentiranno la chiusura di alcuni passaggi a livello. Gianmarco Di Napoli. Due nuovi cavalcaferrovia consentono l'eliminazione di altrettanti passaggi a livello di campagna. È stato il presidente della provincia di Brindisi, Riccardo Rossi, a inaugurarli con il taglio del nastro, insieme al responsabile della direzione operativa della rete ferroviaria italiana, Giuseppe Macchia. Le due nuove opere, che hanno lunghezza di 400 metri ciascuna e una carreggiata unica divisa in due corsie e delimitata sui lati da una banchina, riguardano il transito rispettivamente sulla strada provinciale numero 43, dalla statale Brindisi-Taranto alla ex statale 16 Brindisi-San Vito dei Normanni in località Restinco, e sulla strada provinciale numero 38 dalla provinciale 36 alla provinciale 40 in località Serranova. Con l'inaugurazione dei nuovi cavalcavia, che miglioreranno la sicurezza stradale e la regolarità della circolazione ferroviaria, ci sarà la definitiva interdizione al traffico veicolare e pedonale in corrispondenza dei passaggi a livello interessati. Sono due opere importanti, circa 8 milioni di euro, un investimento quindi sia da parte di RFI, con la collaborazione ovviamente dell'ufficio tecnico della provincia di Brindisi, che arricchiscono, diciamo, il nostro territorio sia comunale ma anche inteso come provincia, ovviamente, per migliorare viabilità e sicurezza. Andiamo avanti adesso. È di tre feriti, una madre e figlia, un ragazzo. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 di questa mattina sulla strada provinciale 74 che collega Mesagna a San Pancrazio Salentino. Sul posto l'ambulanza, i vigili del fuoco, la polizia locale e gli agenti del commissariato di Mesagne. La polizia locale sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Naturalmente i vigili del fuoco, dopo aver estratto dalle lamiere una delle due donne occupate dalla Fiat Punto, hanno messo in sicurezza i veicoli. Madre e figlia di San Pancrazio sono state trasportate al Pirrino di Brindisi in codice rosso. Ferito in maniera lieve anche il ragazzo, che viaggiava a bordo della Volkswagen T-Cross, l'auto di colore nera che vedete in queste nostre immagini. Adesso altre notizie da Taranto in breve. Fondi PNRR, l'ASL di Taranto ha presentato progetti per un totale di 57 milioni di euro e prevede in tutto 6 ospedali e 7 case di comunità. A Massafra 5 milioni di euro, 2,5 a Palagiano e Mottola. Castellaneta, San Giorgio Ionico, dove con 7 milioni di euro sarà riconvertito il poliambulatorio. A Taranto per 7 milioni di euro e a Talsano, dove verranno investiti 8 milioni. A Massafra è prevista anche la somma di 2 milioni di euro per il punto di primo intervento. 5 milioni di euro che andranno all'ex guardia medica di Martina Franca. 1 milione all'ospedale San Marco di Grottaglie e 2,5 all'ospedale di Manduria. Altri 2 milioni e mezzo, infine, andranno alla creazione di un ospedale di comunità a Ginosa. Il presidente dell'associazione Unire Taranto, Piero Bitetti, ha scritto una missiva al neocommissario straordinario del comune di Taranto, Vincenzo Cardellicchio. Nel salutare il suo arrivo alla guida della città di Taranto e augurarle buon lavoro, si legge: quale associazione politico-culturale interprete delle esigenze e aspettative della città e dei suoi cittadini, ci permettiamo di sottoporre alla sua attenzione, prosegue Bitetti, alcune priorità di carattere amministrativo di notevole importanza in termini di ricadute socio-economiche che, siamo certi, conclude, vorrà conoscere nel comune, intento di non aggravare la già difficile situazione congiunturale in cui versa la città. Nella ricorrenza di due date significative dell'azienda, i 100 anni di vita per la Peirani Trasporti e i 60 anni della Peirani Sud, Ferdinando e Massimo Peirani incontrano le giovani imprese del territorio. La Camera di Commercio di Taranto, partner della serata e dell'incubatore Fraterno Coviamo, ospita l'incontro, un talk per conoscere la famiglia Peirani e il legame con la città di Taranto, con la consegna del riconoscimento economico per lo sviluppo del progetto Casa delle Famiglie, ideato dalla cooperativa tutta al femminile Isaac Pro, che dal 2015 si occupa di
percorsi per persone con disabilità. Giulia e Paola Michelini arrivano sul palcoscenico del Teatro Orfeo di Taranto in Alza la Voce, un appuntamento da non perdere martedì 30 novembre alle ore 21 per la stagione teatrale del palcoscenico tarantino. Alza la Voce prende spunto da un fatto reale, l'Orsa Pizza, chiusa da anni all'interno di una teca in un centro commerciale in Cina, e utilizza la metafora per riflettere sugli stereotipi legati al femminile oggi attraverso i personaggi di due donne, Stella e Pizza. Il sindacato dei balneari contro le aste libere per le concessioni, il senatore Turco ha presentato oggi il suo emendamento alla legge delega che regolerà il settore e la concorrenza. Mappatura delle concessioni balneari, salvaguardia delle imprese concessionarie e tutela degli interessi dei consumatori sono i tre punti cardine della proposta di emendamento della legge delega sulla concorrenza che ha come promotore il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Lo stesso Turco ha presentato il testo al sindacato italiano balneari nel corso di un incontro che si è svolto presso la sede di Confcommercio Taranto, un intervento più che mai necessario dopo la sentenza del Consiglio di Stato dello scorso 9 novembre che ha bocciato l'estensione fino al 2033 delle concessioni balneari, chiedendo la riassegnazione entro massimo due anni tramite gare pubbliche come prevede la direttiva europea Bolkestein. Presento qui a Taranto una proposta emendativa a mia firma dove si prevede la mappatura delle concessioni balneari, dove si prevede una delega all'autorità della concorrenza per delineare i principi delle future gare, dove si cercherà di salvaguardare sia le imprese concessionarie al fine della valorizzazione del loro capitale sia umano, sia del capitale economico e sia della capacità reddituale al mantenimento delle concessioni attuali, e dall'altra parte tutelare gli interessi dei consumatori e dello Stato. Sulla piede di guerra il sindacato italiano balneari, che confida nell'intervento del senatore Turco. Mettere all'asta 32.000 imprese balneari che producono un PIL pari al 15% nel settore turistico balneare è veramente una follia pura. Brindisi sono quattro le liste composte da sindaci e consiglieri comunali presentate per le elezioni al Consiglio provinciale. In programma il prossimo 18 dicembre il centrodestra si presenta spaccato. Quattro liste con i 5 Stelle che corrono per conto loro e il centrodestra ancora una volta spaccato. Sono 338 gli aventi diritto al voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Brindisi nelle elezioni in programma il prossimo 18 dicembre. 12 gli scranni disponibili nel Palazzo di Via De Leo e 4 i sindaci di centrosinistra candidati. Tra questi verrà fuori il prossimo vicepresidente e successivamente il nuovo presidente. Elio Ciccarese di Torchiarolo, Angelo Marasco di Sandonaci, Giovanni Barletta di Villa Castello e Tony Matarelli di Mesagne. Proprio quest'ultimo sembra il più accreditato per la nomina di vice e successivamente per quella di presidente, nel momento in cui, come sembra ormai concordato, Riccardo Rossi, sindaco di Brindisi, farà un passo indietro. La lista di centrosinistra comprende le brindisine Luana Mie Pirelli e Valentina Fanigliulo, Rosalia Fumarolla di San Michele Salentino, Giuseppe Ventrella di Fasano, Mimmo Tardio di Francavilla Fontana, Antonia Baccaro di Cisternino e Marina Luigia Melgiovanni di San Pancrazio Salentino. Per i 5 Stelle corrono i consiglieri comunali Tiziana Motolese di Brindisi, Marco Ruggero e Anna Caroli di San Vito dei Normanni, Carlo Ferraro di Mesagne, Selena Nobile di San Pietro Vernotico, Gabriele Presta di Torre Santa Susanna. Nel centrodestra, dopo la rottura, la lista Brindisi Libera, frutto dell'accordo tra Lega e Forza Italia, sarà composta da Raffaele Martina e Michele Lariccia, entrambi di San Pietro Vernotico, Adriana Balestra di Francavilla Fontana, Vincenzo Calabretti di San Vito, Pompea Cappelli di San Michele Salentino, Laura De Mola di Fasano e Pasquale Santoro di Ceglie Messapica. La lista di Fratelli d'Italia invece è composta da Anna Ferreri di Francavilla Fontana, Massimiliano Giano di Brindisi, Cataldo Rodio di Ceglie, Giuseppe Bagnulo di Ostuni, Susanna Di Maggio di Torre, Ciccio Conte di Oria, Luciano Cavaliere e Luana Iaia di San Vito e Katia Albanese di Ceglie Messapica.
Presunte violazioni ambientali in un sansificio di Erchie, dove i carabinieri hanno sequestrato l'area utilizzata, secondo l'accusa, per il deposito delle stanze umide, il tutto senza adeguata copertura, a quanto pare, quindi favorendo fenomeni di ruscellamento e percolazione verso l'esterno della stessa stanza. L'area di stoccaggio, 7 metri per 7, è stata sottoposta a sequestro penale probatorio con emissione di prescrizioni per il ripristino dello stato dei luoghi e l'utilizzo in conformità all'autorizzazione e al regolamento regionale. La funzionalità del frantoio in ogni caso non è stata sospesa. Contro le disuguaglianze, questo è il tema del congresso organizzato dalla FISASCAT a Lecce. Maria Teresa Carrozzo. Il tema della disuguaglianza sul lavoro è attualissimo purtroppo nel tempo odierno. Quali sono i dati e quali sono le emergenze sulle quali intervenire? Sicuramente un dato importante è quello che appare per quanto riguarda il genere. Molto spesso, soprattutto col Covid, le donne stanno rinunciando all'occupazione pur di prendersi cura delle loro famiglie, dei loro parenti. Contro le disuguaglianze, questo è il tema cardine intorno al quale la FISASCAT di Lecce si è confrontata prima di passare al rinnovo delle cariche statutarie. Meno disuguaglianze e più lavoro, insomma, in un settore, quello del turismo, del commercio e dei servizi, che risulta essere strategico per lo sviluppo del Salento. Segretario, nel Salento si parla, come tutta Italia, di disuguaglianza sul lavoro, ma è possibile parlare ancora di disuguaglianza tra uomo e donna? Questo gap non si riesce a superare? Ancora questo gap, che è molto molto ampio, soprattutto in Puglia, a differenza di altre regioni d'Italia anche. Secondo lei si riuscirà a trovare una sintesi tra esigenza degli imprenditori ed esigenza dei lavoratori? Se ci mettiamo tutti a lavorare, sì, se la crescita può essere per tutti. Si può pensare che la ricchezza e la crescita siano solo per pochi. Il Covid ha accentuato quelle che sono le esigenze degli imprenditori, forse a scapito alle volte dei lavoratori. C'è un aumento dei contratti a tempo determinato, questo non dà sicurezza al lavoratore. Ci potrà essere una sintesi tra esigenza dell'uno e degli altri nell'interesse di entrambi? Sì, io. In Italia oltre 1 milione di lavoratori in questo momento sono con un contratto a tempo determinato e secondo noi le esigenze da sopportare subito e da affrontare immediatamente sono come uscire dal precariato. Galeotta fu una frase del presidente del Consiglio Comunale di Carmiano, adesso ritenuta inappropriata, così l'opposizione presenta una mozione di sfiducia. È passato ormai quasi un mese dall'elezione del neo sindaco di Carmiano Gianni Arroi e qualche settimana dalla nomina della nuova giunta comunale, ma il tempo che passa non ha attutito la delusione del sindaco uscente Giancarlo Mazzotta, che proprio in queste ore ha divulgato una nota a nome di tutti i consiglieri comunali della lista Ritorniamo Insieme, con la quale comunica la presentazione della mozione di sfiducia per il presidente del consiglio. Il presidente di un consiglio comunale dovrebbe, per definizione, esercitare funzioni di garanzia e di terzietà nei confronti di tutti gli eletti, ispirandosi a criteri di imparzialità. A Carmiano purtroppo succede che il presidente dell'assemblea abbia deciso di indossare la maglia della sua coalizione, allenandosi in comportamenti offensivi ed oltraggiosi nei confronti degli avversari. Perciò abbiamo presentato una mozione di sfiducia affinché lo stesso ruolo possa essere interpretato da persona seria e rispettosa delle istituzioni, scrive Giancarlo Mazzotta, che continua. Durante la campagna elettorale c'erano esponenti dell'attuale maggioranza che definivano alcuni candidati della lista Ritorniamo Insieme come dei pavidi, un termine offensivo e infamante. Inoltre, dopo le elezioni, a pochi giorni dal suo insediamento, il presidente del Consiglio Comunale, durante una riunione con i suoi amici, si compiaceva di far indossare ad un presente una maglietta sempre con la scritta Impavidi. Lui stesso, in quella riunione, indossava con soddisfazione una maglietta con la scritta Caporione, Mendule, Mare, continuando così ad offendere e denigrare i rappresentanti dei cittadini. Non possiamo che chiedere a questo punto, scrive Giancarlo Mazzotta, all'Assemblea di votare la sfiducia, ripristinando un clima di leale collaborazione istituzionale, condizione imprescindibile per svolgere le funzioni consiliari con rispetto, rigore e serietà nei confronti di tutti i cittadini.
Nelle ultime ore la Regione Puglia ha fornito 4 pareri negativi di compatibilità ambientale alla realizzazione di altrettanti parchi eolici. Nel dettaglio è stato espresso parere negativo a impianti da dare vita nei comuni di Serra Capriola nel Foggiano, San Pietro Vernotico e Cellino San Marco nel Brindisino, nei comuni di Torre Santa Susanna, Mesagne e Latiano, sempre in provincia di Brindisi, e infine nei comuni di Sant'Agata di Puglia e Candela nel Foggiano. E adesso le nostre notizie in breve da Brindisi. I carabinieri della stazione di Cile Messapica hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali un 58enne del luogo per aver aggredito all'interno delle mura domestiche la propria compagna convivente. Una 58enne del luogo che ha fatto ricorso alle cure presso il pronto soccorso dell'ospedale di Cile Messapica. Nel corso del controllo i militari hanno anche proceduto al sequestro delle armi detenute dal 58enne. I carabinieri inoltre nel corso degli accertamenti hanno eseguito un controllo presso l'abitazione della madre, una 80enne, del fratello 42enne, entrambi del luogo, rinvenendo armi e munizioni illegalmente detenute che erano di proprietà del marito della donna 88enne deceduta nel 2018. Tratti in arresto, al termine delle formalità di rito sono stati rimessi in libertà le armi e le munizioni sottoposte a sequestro. I carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni, a conclusione di un servizio straordinario di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alcune persone, ma ritirate anche 2 patenti di guida. Complessivamente sono state eseguite 10 perquisizioni, 6 controlli a persone sottoposte a misure di sicurezza e prevenzione, identificate 64 persone, controllate 45 mezzi ed elevate 8 contravvenzioni al codice della strada. I carabinieri della stazione di Mesagne hanno seguito l'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi nei confronti di un 43enne del luogo, dovendo espiare la pena di 1 anno, 11 mesi e 11 giorni per il reato di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. L'arrestata, concluse le formalità di rito, è stata accompagnata presso la casa circondariale di Trani. L'agricoltura per il Mediterraneo è centrale oggi come ieri. Stamattina un convegno al Museo Marta di Taranto sul tema. Dalle origini della civiltà del Mediterraneo all'agricoltura sostenibile del futuro. I temi al centro di un convegno organizzato a Taranto nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Alimentazione e della Giornata, la prima, del Mediterraneo. Da CEAM Bari e Museo Archeologico Nazionale Marta, con la collaborazione di Regione Puglia, Fondazione L'Isola Che Non C'è e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Hanno partecipato anche delegazioni di Albania, Egitto, Libano, Montenegro e Tunisia. Come ha ricordato il FAO a ottobre scorso, ancora oggi il 40% della popolazione mondiale non è in grado di garantirsi una dieta sana. Nel contempo circa 2 miliardi gli individui obesi o sovrappeso, il 14% degli alimenti viene buttato via a causa di difetti di produzione e il 17% è sprecato dal consumatore finale. E nel Mediterraneo c'è una centralità, è quella dell'agricoltura, agricoltura che è stata generatrice della civiltà del Mediterraneo. Oggi naturalmente è importante e fondamentale come leva verso la sicurezza alimentare. L'archeologia, che non è solo il racconto del passato ma anche del presente, soprattutto pone le basi per una costruzione di un futuro di questo territorio che si inserisce a pieno titolo all'interno della mediterraneità. L'agricoltura, se vogliamo sottrarci dalla monocultura dell'acciaio, credo sia la nostra unica via d'uscita. Costato centinaia di migliaia di euro e mai entrato in funzione, presto potrebbe essere inaugurato per la seconda volta il palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna. Ce ne parla Michele Iurlaro. Manca poco per quel palazzetto dello sport, troppo fragile di fronte al vento che oltre un decennio fa spazzò via la sua copertura. Nel mezzo contenziosi e polemiche anche feroci, nel mezzo pure una comunità privata di un servizio che, questa la promessa, sarà ripristinato. Manca poco, ci ha spiegato il sindaco Michele Saccomanno solo qualche giorno fa. Certo, sono più che ottimista, abbiamo avuto una serie di difficoltà, cioè hanno avuto le ditte una serie di difficoltà, tra l'altro in periodo di Covid l'approvvigionamento dei materiali e anche lo spostamento di uomini che si muovevano da molto lontano ha creato delle complicazioni. Pochi giorni fa è stato fatto il collaudo,
adesso con delle economie speriamo di poter completare un abbellimento esterno per inaugurare dopo tanto tempo per la seconda volta in un modo decente quel luogo, e questo è. Il destino della struttura è davvero singolare. Il palazzetto fu inaugurato nel 2009 in pompa magna, per poi qualche mese dopo essere scoperchiato da alcune raffiche di vento durante un temporale. Da lì una lunga battaglia tra l'ente e i costruttori, da cui pure le perplessità dell'intera comunità di fronte ad un'opera mastodontica eppure rimasta abbandonata al suo destino, almeno fino ad ora. Le notizie flash dal Salento. È stato immortalato mentre ha scavalcato il cancello di un'abitazione e ha scatenato le fiamme sull'auto dopo aver versato del liquido infiammabile. Ed ora è attivamente ricercato dai carabinieri. Un misterioso atto intimidatorio che si è verificato intorno alle 3 alla periferia di Casarano, dove un malvivente solitario ha preso di mira la Fiat Punto di un ragazzo di 32 anni, attualmente senza occupazione. La sede del comune di Porto Cesario in via Petraroli è stata chiusa questa mattina dopo un'ordinanza della sindaca Silvia Tarantino, in seguito alla conferma da parte dell'ASL di Lecce della positività di un dipendente al Covid. Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sanificazione degli ambienti. Al fine di evitare inutili allarmismi, ha scritto la prima cittadina sul proprio profilo Facebook, vi comunico che tutti i protocolli di sicurezza sono stati adottati. La persona positiva è in buone condizioni di salute e chi doveva essere avvisato al fine di sottoporsi al tampone è stato avvisato. Sarà mia premura, inoltre, avvisarvi della riapertura del Palazzo di Città. La Regione Puglia comunica che le persone d'età compresa tra i 18 e i 39 anni potranno prenotare la somministrazione della dose di richiamo a partire da mercoledì 1 dicembre. L'hub aperto sarà sempre quello presso la caserma Zappalà. La somministrazione della dose di richiamo può avvenire dopo 5 mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale, a prescindere dal vaccino anti-Covid usato. Le persone da 40 anni in su possono già prenotare tramite il portale lapugliavaccina.it. È tutto per questa edizione del nostro notiziario, grazie per la vostra attenzione, arrivederci.